Questi sono partiti proprio dalla luce, cercando di ritrovare nella luce una capacità di diciamo, autonomia nel dire, no? Come la luce nella natura, anche nella contemporanea, no? La luce ha una sua grande forza autonoma. E quindi questi laboratori che hanno iniziato e poi ho sempre continuato a fare, soprattutto nelle accademie di belle arti dove insegnavo, erano rivolti proprio a ridare alla luce una propria forza, una propria autonomia, un proprio linguaggio, no? Che la luce può stentare, soprattutto la luce scenica, a elaborare nel corso del tempo. E quindi questi laboratori mi hanno portato a vedere, a capire, insomma, a imparare che la luce può dire da sola, no? Che si può fare anche uno spettacolo di un'ora. Di sola luce con oggetti, suono, ma senza attori, senza testo, che sono normalmente considerati gli elementi principali del teatro e della drammaturgia, però funzionava come teatro, cioè c'era una drammaturgia, c'era una concatenazione di elementi che facevano in modo che il pubblico era sempre attivo fantasticamente, quindi era sempre attento a quello succedeva, poteva ridere anche piangere solo per la luce, ma no? Mi ha capitato una volta di una persona che per tutto uno spettacolo pianto, no? E quindi io ho capito, ecco, la luce può avere questa autonomia, ma tutto questo discorso non andava naturalmente contro l'attore, anzi, il discorso era nel cercare di trovare rispetto all'attore un intorno dell'attore che fosse vivo come. In realtà abbiamo un ambiente di vita, no? Nel teatro più frequentemente sentiamo quello che c'è attorno all'attore come qualcosa di posticcio, no? Di poco vivo, che non ha energia, non ha memoria, mentre appunto lavorare in termini di luogo, come poi ho imparato a fare piano piano, cioè mettere all'inizio di uno spettacolo non un testo, ma un luogo che vuol dire una situazione di relazioni, di identità, quindi non solo il luogo fisico, un luogo può essere anche un luogo mentale, può essere anche un luogo fisico che ha la componente, non so, architettonica, però significa invitare il partecipante alla costruzione dello spettacolo, non a studiarsi un testo e a recitarlo, ma a far parte, di questo luogo, che è tutto un luogo che io propongo loro, diciamo come un primo embrione di situazione, poi viene trasformato in ragione del loro contributo, delle loro reazioni. Ecco, e questo pian piano mi ha insegnato, dico insegnato perché queste cose non è che le faccio tutte dentro la mia testa, nascono nel lavoro e nascono nel lavoro con gli altri e gli altri insegnano delle cose in questa relazione. E